La dottoressa ha ammesso fondamentalmente che l'atto è effettivamente successivo, cioè è stato richiesto di specificare un parametro e lei lo ha specificato. Loira Toncelli, ex collaboratrice del cardiologo Galanti, ammette questo lunedì pomeriggio in procura che avrebbe messo nero su bianco il parametro dello strain del cuore di Astori nell'aprile del 2019, ma che questo non sarebbe un atto falso, ma perché è già implicito in quelli che sono stati gli accertamenti medici della procura. E quindi la dottoressa si è limitata a leggere questo dato nel 2019, ma era già interpretabile, leggibile come volete, già allora c'è. Quasi tre ore questo lunedì pomeriggio l'interrogatorio per la Toncelli, che affida al suo avvocato la spiegazione dell'interrogatorio. Quindi non c'è una sorta di confezione di un atto diverso, nuovo, cioè si tratta semplicemente di una lettura di un dato preesistente, oggi per allora. Perché è stato messo nel 2019 nero su bianco? Gli è stato richiesto? È stato richiesto, dicevo poco prima, entriamo troppo nel merito, preferirei sul punto, ecco. Ed è questo il punto oscuro che anche l'avvocato non ci chiarisce. Chi e perché nello scorso aprile la collaboratrice di Galanti avrebbe messo nero su bianco questo dato? Lei, che ha ribadito anche davanti al PM, non ha mai visitato Astori. Così come non ha mai fatto una valutazione della curva di Stein. In realtà lei si è limitata a leggere un valore e l'ha messo nero su bianco. Per l'avvocato, un parametro certificato che non ha rilevanza per l'inchiesta, in quanto non metteva in evidenza nessuna malformazione cardiaca. Sia per la parte del ventricolo sinistro del cuore che della parte destra era nella norma. E i PM, lo ricordiamo, accusano la collaboratrice di Galanti di essere concorrente morale. Forse, dice la procura, per ridimensionare l'imperizia e la negligenza contestata allo stesso Galanti. Il Ministero ha fatto tutta una serie di contestazioni e lei ha risposto punto per punto, quindi riteniamo di aver chiarito la nostra posizione, poi è chiaro che sarà il Pubblico Ministero che assumerà le sue determinazioni.